Ciao, benvenuto, io sono Luigi Iannarone e questo è il sito del Cerchio degli Uomini. Il significato profondo della nascita di questo gruppo di uomini è quello di condividere un ampliamento di coscienza che possa in qualche modo aiutarci a trasformare il controllo che da sempre abbiamo esercitato verso l'esterno in qualcosa che sia rivolto verso l'interno di noi stessi e che quindi si trasformi in un sano potere personale. L'obiettivo del Cerchio degli Uomini è quello essenzialmente dell'evoluzione della coscienza maschile nella trasformazione di quegli archetipi che sono stati spesso vissuti come una sorta di retaggio familiare e che in qualche modo vanno trasformati ed alleggeriti. Insieme gli uomini possono sostenersi, condividere esperienze, riconoscersi uno nell'altro, scambiare punti di vista e quindi crescere nel cammino evolutivo della coscienza in un rapporto che possa essere soprattutto fraterno. Insieme dobbiamo ritrovare l'integrità e il coraggio per affrontare le sfide e le opportunità che la vita nella sua immensa bellezza ci mette a disposizione. Il cerchio degli uomini trova la sua ispirazione nell'archetipo del guerriero di luce, adottando lo spirito combattivo del guerriero e la grande attenzione che il guerriero mette nella propria vita. Il cuore diventa l'arma di questo guerriero nella consapevolezza di essere un ponte fra la terra e il cielo, fra questo piano di esistenza e quello spirituale. Relazionandoci con il cuore e attraverso questo cuore abbiamo la possibilità di parlare un linguaggio affettivo che può comunicare con tutti gli elementi di natura, con tutti gli esseri, con noi stessi e con l'intero universo. Una volta che saremo capaci di vivere con questo cuore aperto, senza più temere, senza più avere paura, allora ci renderemo conto realmente che tutto è uno. E come dicevano i Maya antichi, in la Kecha e la Ken, specchiarsi negli occhi dell'altro, dicendo io sono te e tu sei me. Ti do quindi il benvenuto perché tu possa sperimentare e camminare con noi in questo meraviglioso viaggio della vita.